Salve a tutti, oggi parliamo di flusso di un campo vettoriale. Il concetto di flusso è un concetto che viene introdotto normalmente nello studio della dinamica dei fluidi. Quindi quando parliamo di flusso, solitamente si suole parlare di un fluido in movimento ed è proprio dalla dinamica dei fluidi che prendiamo a prestito alcune definizioni per poterle applicare alla descrizione di campi elettrici e in generale di campi vettoriali. Anche se si tratta di due fenomenologie completamente diverse, in realtà la matematica che sta dietro alla descrizione di un fluido in movimento risulta essere molto utile anche nella descrizione di un campo vettoriale. Allora andiamo a definire alcune grandezze fondamentali. Definiamo intanto il concetto di portata. Portata di un fluido attraverso un tubo. Allora, per far questo, andiamo a immaginare un fluido in movimento all'interno di un tubo che supponiamo di sezione cilindrica. Quindi dobbiamo immaginare una situazione di questo genere. Questo è un tubo di sezione cilindrica all'interno del quale scorre un fluido. Il fluido muovendosi ha una sua velocità v. Questa velocità supponiamo sia la stessa in tutti i punti all'interno del fluido, quindi io sto disegnando tanti vettori tutti uguali a v. E questo movimento così semplificato permette di calcolare in modo molto facile quanti metri cubi di liquido passano attraverso una sezione del tubo in ogni secondo. Il rapporto fra il volume che attraversa una sezione del tubo in un determinato intervallo di tempo, precisamente in un intervallo di tempo unitario, prende il nome di portata e si indica con la lettera Q. Allora, per calcolare la portata, dobbiamo quindi calcolare, in base a quali sono le caratteristiche geometriche del tubo, il valore del volume di liquido che ha attraversato la sezione del tubo, la sezione che abbiamo indicato con questa linea verticale in blu, in un dato intervallo di tempo. Per fare questo calcolo, ingrandiamo un tantino il disegno che abbiamo appena fatto, prendendoci più spazio. Scusate, lo faccio in bianco. Quindi ripetiamo lo schema precedente. Ora, consideriamo la sezione del tubo e la vediamo in assonometria come abbiamo visto per il resto del disegno del tubo. Quindi, se immaginiamo di tagliare il tubo con un piano che passa perpendicolarmente all'asse del tubo, dobbiamo immaginare un piano che taglia il tubo in una sua sezione. Ecco. Questo piano individua una sezione del tubo che adesso vado a evidenziare. Ora, il liquido che si muove all'interno del tubo viaggia parallelamente all'asse del cilindro, all'asse del tubo che vado qui a evidenziare con una linea verde. Quindi questa linea verde indica la direzione del movimento, quindi tutte le particelle del fluido che si trova all'interno del tubo, in particolare quelle che si trovano in prossimità della sezione che abbiamo evidenziato in blu, hanno vettori velocità diretti in questo modo. Ora, come facciamo a sapere se fissiamo un certo intervallo di tempo delta t, indicato dall'orologio, quanto volume di liquido ha attraversato questa sezione nell'intervallo di tempo delta t? Beh, visto che il fluido si sta muovendo ad una velocità v,
Il liquido che ha attraversato questa sezione nell'intervallo di tempo delta t è quello che si trova fra due sezioni parallele, cioè quella che abbiamo indicato, più un'altra sezione uguale alla precedente, poste però ad una distanza pari alla distanza che ha percorso il fluido nell'intervallo di tempo delta t, distanza che adesso vado ad evidenziare. Questa distanza, che indichiamo con D, è la distanza percorsa da ogni particella del liquido nell'intervallo di tempo delta t ed è calcolabile in modo molto semplice conoscendo le leggi del moto uniforme. La distanza D si può ottenere moltiplicando la velocità v del fluido per l'intervallo di tempo delta t. Quindi, per conoscere quant'è il volume di liquido che ha attraversato la prima sezione nell'intervallo di tempo delta t, basta sapere quanto volume è occupato tra le due sezioni, la prima e la seconda, all'interno del tubo. Quindi di fatto basta conoscere il volume del cilindro individuato fra queste due sezioni all'interno del tubo. Il volume di un cilindro è calcolabile conoscendo la superficie di base, quindi dobbiamo immaginare di calcolare la sezione del tubo S, e conoscendo anche l'altezza del cilindro, che d'altra parte è proprio la distanza d fra le due sezioni. Quindi il volume, che indico con la lettera V maiuscola per distinguerla dalla velocità, che è indicata con la V minuscola, di liquido che attraversa la prima sezione nell'intervallo di tempo delta t, si può calcolare moltiplicando la sezione di base del cilindro, che è la stessa sezione che troviamo qui, anche questa vale S, per la distanza percorsa dal liquido nell'intervallo di tempo delta t, perché questa distanza è anche l'altezza del cilindro. E allora per calcolare la portata, Q si divide il volume di liquido che ha attraversato la sezione S per l'intervallo di tempo delta t. Questo mi dice quanti metri cubi di fluido sono passati attraverso la sezione in un secondo. Adesso andiamo a sostituire il valore del volume. Quindi questo volume, scusate, lo evidenzio con un altro colore per non far confusione, questo volume lo vado a inserire qui. E allo stesso modo l'intervallo di tempo delta t lo mettiamo al denominatore. Quindi abbiamo S per la distanza d fratto l'intervallo di tempo delta t. D'altra parte la distanza d è a sua volta data dalla velocità per l'intervallo di tempo e quindi questo prodotto può essere inserito qui. A questo punto andiamo a fare la sostituzione e otteniamo S per V per delta t diviso delta t. Ci accorgiamo subito che l'intervallo di tempo che noi non abbiamo specificato, non abbiamo detto quanti secondi stanno passando e non l'abbiamo detto semplicemente perché nel risultato sulla portata il valore esatto non ha importanza, si semplifica quanto è presente sia al numeratore che al denominatore. Quindi possiamo concludere che la portata è data dal prodotto della sezione del tubo per la velocità con cui si sta muovendo il fluido. Ad esempio, per fare un esempio numerico, se in un tubo che ha una sezione S di 10 cm quadrati si muove dell'acqua con una velocità V che viaggia a una velocità di 10 metri al secondo, la portata Q dell'acqua all'interno del tubo si ottiene moltiplicando 10 cm quadrati per 10 metri al secondo, viene 100 centimetri quadrati per metri su secondi. Da notare che è necessario per poter ottenere un volume convertire centimetri quadrati in metri quadrati e questo si ottiene moltiplicando 100 per 10 alla meno 4, quindi viene fuori un 100 per 10 alla meno 4 metri quadrati per metri su secondi, ovvero
10 alla meno 2 metri cubi su secondi. Questo è il valore della portata. Quindi significa che ogni secondo in questo tubo passano 10 alla meno 2 metri cubi. Se vogliamo possiamo convertirlo in litri su secondi. Una portata di 10 alla meno 2 metri cubi al secondo si può convertire in litri al secondo. Basta ricordarsi che un litro corrisponde ad un decimetro cubo, ovvero a 10 alla meno 3 metri cubi. Andando a sostituire questo numero qui davanti, otteniamo visto che la conversione per noi è al contrario, cioè stiamo passando da metri cubi a decimetri cubi, il 10 alla meno 3 va a dividere. Quindi abbiamo 10 alla meno 2 diviso 10 alla meno 3 litri al secondo, ovvero 10 litri al secondo. Quindi con i dati che abbiamo riportato, cioè una sezione di 10 cm quadrati ed una velocità di 10 metri al secondo per il liquido, viene fuori una portata per il liquido di 10 litri al secondo. A cosa serve tutto questo nel momento in cui parliamo di campi elettrici o più in generale di altri campi di natura vettoriale, come ad esempio il campo magnetico o altri campi vettoriali? Beh, per capire qual è il legame fra le due cose, apparentemente completamente scollegate l'una dall'altra, osserviamo una cosa. Nel calcolare la portata, noi stiamo utilizzando due grandezze essenzialmente, la sezione del tubo e la velocità. Solo che in questa formuletta la sezione e la velocità compaiono semplicemente come numeri. La sezione è un numero, cioè una grandezza scalare, e la velocità compare con la sua espressione scalare. Non abbiamo cioè tenuto conto direttamente della direzione del verso della velocità, o meglio, ne abbiamo tenuto conto all'inizio facendo la semplicistica ipotesi che la velocità fosse, si stesse fosse diretta parallelamente all'asse del tubo e inoltre che la sezione considerata all'interno del tubo fosse esattamente perpendicolare all'asse del tubo. In generale, però, possiamo considerare il calcolo della portata anche quando la sezione che andiamo a considerare non è necessariamente perpendicolare all'asse del tubo. Per fare questo bisogna restituire alla velocità la sua natura vettoriale e bisogna dare anche alla sezione del tubo una natura vettoriale. Questo in effetti sembra un po' strano, visto che la sezione per sua natura sembra essere un'area, quindi una grandezza scalare, però possiamo dare una natura vettoriale tenendo conto che in fondo questa superficie comunque è posizionata in uno spazio tridimensionale. Quindi un'informazione relativa alla direzione, cioè sul come questa superficie è orientata nello spazio, bisogna pur darla. Ecco perché anche un elemento di superficie piana come questo può assumere natura vettoriale. E per farlo facciamo in questo modo. Consideriamo un elemento di superficie piana come potrebbe essere il cerchietto che rappresenta la sezione del tubo vista prima. Per definire un vettore che rappresenti questa superficie, andiamo a tracciare un segmento orientato perpendicolare alla superficie. Questo segmento, indicato con la lettera N, è un versore perpendicolare o anche normale alla superficie. Versore normale, quando dico normale si deve leggere perpendicolare, alla superficie. Bene, questo versore a cosa serve? Serve di fatto a indicare come è orientata la superficie. Se immaginiamo di girare questa superficie e di orientarla diversamente, anche il suo versore cambia direzione.
E allora, a questo punto possiamo definire un vettore superficie S. Questo vettore non è altro che il prodotto dell'estensione della superficie che abbiamo considerato, misurata in metri quadri, in centimetri quadrati o in decimetri quadrati, come vogliamo, per il versore N normale alla superficie, perpendicolare alla superficie. Si capisce da questa definizione, ricordiamoci che cos'è il prodotto di un numero per un vettore, che il vettore superficie è così orientato. Se questa è la superficie che stiamo considerando, dobbiamo immaginare un vettore S, la cui direzione è data dalla perpendicolare alla superficie, e il cui modulo, cioè la sua lunghezza, è in realtà pari all'estensione superficiale di questo elemento di superficie che abbiamo considerato. Quindi questa area qui è il valore in modulo della superficie S, misurata in metri quadri, in centimetri quadrati o come vogliamo noi, purché sia la dimensione di una superficie. A questo punto ritorniamo a come abbiamo calcolato la portata. Nel caso di una superficie e di un vettore velocità ad essa perpendicolare, perché così erano orientati la sezione del tubo e la velocità delle particelle. Se andiamo a riguardare un attimo lo schema che abbiamo visto prima, qui la superficie di cui abbiamo parlato è la sezione del tubo perpendicolare al suo asse e il vettore velocità. La superficie e il vettore velocità sono fra di loro perpendicolari. Ma allora vediamo subito che il vettore velocità ha la stessa direzione e verso del versore o del vettore superficie. Quindi, volendo schematizzare il tutto senza disegnare il tubo, magari glielo disegniamo sopra dopo, noi abbiamo il vettore velocità che è perpendicolare alla sezione del tubo e poi c'è il vettore superficie. Questi due vettori hanno la stessa direzione e lo stesso verso, ma ovviamente i moduli no, perché non sono confrontabili, perché uno è una velocità e l'altro è una superficie. Volendo rappresentare il tubo, lo faccio tratteggiato qui, quindi dobbiamo immaginare che questa superficie sia la sezione del tubo. Ma allora, quando noi andiamo a calcolare la portata, Q come prodotto della superficie S per la velocità V, di fatto si può immaginare il prodotto di questi due moduli, perché la superficie S non è altro che il modulo del vettore superficie e la velocità V qui è espressa in modulo. Questo prodotto fra moduli non è altro che il prodotto scalare tra il vettore superficie S e il vettore velocità V. Ricordiamoci che il prodotto scalare, nel caso di due vettori paralleli e concordi come quelli che abbiamo tracciato qui, è proprio il prodotto dei moduli. Quindi il prodotto scalare, per definizione, è il prodotto dei moduli nel caso di due vettori paralleli e concordi. A questo punto possiamo complicare un po' le cose e immaginare di tagliare il tubo attraverso una sezione non perpendicolare. Quindi ridisegniamo il tubo di prima. E immaginiamo che un piano non perpendicolare all'asse del tubo, ridisegniamo l'asse del tubo, l'asse del cilindro, immaginiamo che un piano sia così orientato. Devo completare il disegno un po' manualmente, quindi. Allora, questo è il piano che taglia il tubo adesso. Allora, la sezione che ne viene fuori, approssimativamente facendo il disegno manualmente, è una sezione di questo tipo. È una sezione che non è più perpendicolare all'asse del tubo. A questo punto il vettore che rappresenta la superficie, il vettore superficie, è orientato in questo modo, mentre il vettore velocità,
è sempre parallelo all'asse del tubo, il vettore che rappresenta la velocità delle particelle del liquido. Si è formato quindi un angolo che indichiamo con la lettera alfa tra il vettore superficie, che rappresenta l'orientazione della superficie, e il vettore velocità. A questo punto, se vogliamo sapere quant'è la portata del liquido, dobbiamo proiettare la sezione del piano su questo tubo in una direzione perpendicolare all'asse del tubo. Quindi dobbiamo immaginare di ridisegnare la sezione in questo modo. Quest'angolo qui è ancora lo stesso angolo alfa che abbiamo individuato qui. Quindi questo cerchietto che abbiamo tracciato è la proiezione della sezione disegnata in giallo su un piano perpendicolare all'asse del tubo. A questo punto, se noi vogliamo fare questa proiezione, di fatto dobbiamo moltiplicare la sezione S, che è quella rappresentata in giallo, per il coseno dell'angolo alfa. Questo prodotto rappresenta l'estensione della superficie, che adesso rappresento per essere chiari in rosso, e l'area di questa sezione proiettata, della sezione perpendicolare all'asse del tubo. Questa la indichiamo con S'. E allora la portata del liquido può essere calcolata seguendo lo stesso ragionamento di prima, moltiplicando la sezione proiettata S', che è di nuovo perpendicolare all'asse del tubo, per il modulo della velocità. Ma allora ci ritroviamo la sezione vera, quella non perpendicolare, per il modulo della velocità per il coseno dell'angolo. Questo significa che di fatto di nuovo la portata può essere rappresentata attraverso un prodotto scalare. Ricordiamoci infatti, che quando compare il coseno dell'angolo tra i vettori S e V, di fatto possiamo rappresentare il prodotto dei due moduli per il coseno mediante il seguente simbolo: S prodotto scalare per il vettore V. Questa espressione, che dà la portata del fluido all'interno del tubo, è quindi il prodotto scalare tra un vettore superficie e un vettore velocità. È proprio questa versione formale per il calcolo della portata che risulta utile ai fini dello studio del campo elettrico in modo più esteso. E prima di passare proprio alla descrizione del flusso del campo elettrico, andiamo a definire un modo formale simbolico di rappresentare questo prodotto scalare. Per definizione, questo prodotto scalare, S scalare V, si chiama flusso del vettore V attraverso la superficie S. E lo si indica con il seguente simbolo: si usa una lettera greca pronunciata letteralmente phi, che ha il seguente aspetto. Questa è la phi maiuscola, mentre la phi minuscola ha questo aspetto qui. Nel caso del flusso utilizziamo la phi maiuscola, phi mettendo tra parentesi il vettore velocità, cioè il vettore del quale stiamo calcolando il flusso. Quindi per definizione il flusso del campo vettoriale velocità, cioè del vettore velocità attraverso la superficie S, che qui mettiamo indicata a pedice, è dato dal prodotto scalare tra il vettore superficie e il vettore velocità. Questa è una definizione formale, non va spiegata nei dettagli, semplicemente chiamiamo il prodotto scalare tra il vettore velocità e il vettore superficie flusso del vettore V attraverso la superficie S, e lo indichiamo con questo simbolo: φ, che sta per flusso, è la F greca, del vettore velocità attraverso la superficie S.